la senti questa voce. Chi canta il mio amore, la maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto Non Capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 39. Buon mercoledì 10 novembre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, in casa Bari sono ancora tanti, forse troppi, gli interrogativi dopo la brutta sconfitta contro la Juve Stabia, ma il prossimo impegno incombe, è tempo di voltar pagina per cercare di tornare subito al successo e quindi pensare al prossimo impegno, quello contro la Vibonese. Di questo e tanto altro ci occuperemo come al solito in questa puntata di approfondimento, questa puntata focus del mercoledì, quindi tratteremo tanti argomenti, avremo con noi anche un competente ospite che ci aiuterà a fare un po' il punto in casa Bari. Bene, partiamo subito, ma prima saluto il mio compagno di viaggio, ritrovo il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta. Ciao Riccardo. Ciao Nicola, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao Riccardo, allora i contatti per interagire con noi, il numero è sempre il solito, il 393-949-7483, ripeto 393-949-7483, il numero per i vostri messaggi o per le vostre note vocali, quindi scriveteci, mandateci le vostre domande, le vostre considerazioni, saremo qui pronti a leggerle. Sondaggio odierno, sondaggio difficile, ve lo preannuncio. Quello che vi chiediamo, sondaggio che riguarda ovviamente il momento, diciamo momento no, non voglio parlare di crisi, perché la crisi in genere riguarda un periodo un po' più lungo. Parliamo di momento no del Bari. Quello che vi chiediamo è cosa dovrebbe fare Mignani per risollevare il Bari. Domandone, cosa dovrebbe fare il tecnico del Bari per far cambiare marcia a questa squadra, per far tornare il Bari delle prime 10 giornate? Qual è la ricetta giusta? Aspettiamo i vostri messaggi. Intanto provo io a dare una risposta. Vi preannuncio che ho studiato da bravo scolaretto a fondo la situazione del Bari attraverso l'analisi delle partite, attraverso le dichiarazioni dei tesserati, insomma, e sono giunto a una conclusione. Oggi non so se sarà se è la conclusione esatta, però oggi sono in grado di darvi una risposta sul perché il Bari non è più il Bari di qualche giornata fa. Sicuramente è una mia personalissima teoria, ma andiamo con ordine. Innanzitutto mi rendo conto che l'interrogativo che vi poniamo non è di semplice soluzione. Poi, diciamola tutta, in questo momento non vorremmo proprio essere nei panni di mister Mignani. Detto questo, come detto prima, proviamo ad immedesimarci nel tecnico del Bari e proviamo, come detto prima, a dare delle risposte. Partiamo dalla scelta degli uomini. Quella che sto per dire magari è un'ovvietà e mi perdonerete per questo, però l'allenatore del Bari in questo momento deve affidarsi a gente che sta bene dal punto di vista psico-fisico, ma come dicevo prima è un'ovvietà, perché questo Mignani lo sa e lo fa già. Le recenti esclusioni, faccio riferimento una su tutte di Derrico, lo testimoniano. Lui fa giocare chi vede meglio e è anche una cosa normale, tutti gli allenatori lo fanno. Non credo neanche sia una questione di modulo, magari una questione che nessuno ha tirato in ballo, ci penso io, ma subito vi dico che secondo me non c'entra assolutamente il modulo. Il 4-3-1-2 va bene, andava bene prima, dovrà andare bene anche ora e in futuro. Dal punto di vista fisico vi ho già detto che non credo sia un problema di questo tipo, e vi dico anche perché i calciatori sono continuamente monitorati e i loro stati di forma sono ben chiari allo staff tecnico biancorosso, ergo se c'è da intervenire lo faranno, ma ripeto, come ho detto anche nei giorni scorsi, sono fermamente convinto che sia principalmente un problema mentale. E le parole di Pucino a fine gara sono state una, secondo me, una conferma, una mezza conferma. Strano che nessuno abbia dato
peso a quelle parole, perché un calciatore professionista, primo in classifica, che dice che ora non c'è l'entusiasmo delle prime partite, secondo me è molto grave e dovrebbe far riflettere tutti, Polito in primis. Cioè, io l'avrei preso in disparte a Pucino, io Polito magari l'ha anche fatto, non lo sappiamo, però avrei chiesto comunque spiegazioni, perché comunque sono dichiarazioni secondo me molto molto pesanti, non gravi, però pesanti, quelle di Pucino. Se non c'è entusiasmo vuol dire che non si divertono più, se non si divertono più vuol dire che non giocano con la giusta mentalità. E allora cosa può essere successo? Vi do la mia personalissima versione. Secondo me la bella vittoria contro il Campobasso, perché quella è stata l'ultima partita di quel Bari, ma anche le precedenti partite ovviamente, hanno trasmesso secondo me troppa sicurezza a questa squadra. Quante volte abbiamo letto, ho letto anch'io su Instagram, sui vari profili dei calciatori, la frase "siamo forti, siamo consapevoli della nostra forza"? Tante volte l'abbiamo letto, tante volte, almeno io l'ho letto, cioè, fateci caso, lo hanno detto anche dopo la vittoria per me non convincente contro il Catanzaro. Ecco, credo che sia questo il punto. Per me si sono sentiti già in Serie B a ottobre, e perché si sono autoproclamati come i più forti. Poi probabilmente sono davvero i più forti, ma ricordiamoci, e lo ricordo ai calciatori del Bari, che i campionati non si vincono con le intenzioni ma con i fatti. Quindi cosa serve a questo Bari? Secondo me serve un gran bel bagno di umiltà. Devono tornare tutti con i piedi per terra e capire che sì, sono forti, probabilmente sono i più forti del campionato, però se non giocano come prima possono perdere con chiunque, e le ultime tre partite, le ultime due sconfitte l'hanno dimostrato. Allora Riccardo, a te faccio due domande. La prima, ti chiedo cosa ne pensi di questa mia teoria, diciamo così, e poi chiedo il tuo punto di vista, cioè cosa deve fare Mignani in questa fase della stagione. Allora, io sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che secondo me una minima percentuale di componente fisica c'è, però non è così tanto determinante nel configurare questi risultati deludenti del Bari. Anche secondo me la questione è principalmente mentale, e cioè sono d'accordo con te quando dici che secondo me che secondo te, e quindi in conseguenza anche secondo me, hanno pensato di aver fatto più di quanto in realtà non abbiamo fatto. Anche vedere che chi ti sta dietro insomma fa un po' di fatica a reggere il tuo passo, esatto. c'è un po' di effetto elastico, prima si allunga poi si accorcia il divario, non è ben chiaro. Questo forse può aver contribuito nella testa dei calciatori a creare una sorta di effetto rilassamento involontario, che va corretto, e qui secondo me Polito deve intervenire. Quanto alla parte tecnica, lì ci sta pensando Mignani, ci penserà lui, e sono d'accordo, cioè in questo momento devi fare affidamento sui calciatori che stanno meglio, anche se quelli che stanno meglio non sono i top player di questa squadra, come per esempio Del Rico in un momento critico, non esaltante, diciamo così, in un momento di involuzione, che pure in un campionato ci può stare, soprattutto se hai la storia di Del Rico che non ha fatto preparazione, ha avuto il Covid, ci può stare, però in questo momento c'è bisogno di gente che stia meglio. Il problema è capire innanzitutto come sta Maita, perché senza Maita il Bari perde più di parecchio, e capire come sta Scavone, perché anche lui viene da un infortunio non grave, però ci vuole un po' per recuperare la forma, lo stato di forma che gli abbiamo visto prima dell'infortunio. Quindi non lo so, anche in questo senso la situazione è abbastanza delicata, perché alcuni uomini chiave nei ruoli chiave non sono al 100% delle loro condizioni, delle loro potenzialità, e quindi vanno recuperati. Io mi auguro che Maita torni nella partita prossima con la Vibonese, perché è una perdita grave. Se non c'è Maita, insomma, si sente, perché è l'unico che sa fare bene entrambe le fasi. In una squadra, come ho detto più volte, di architetti ci vuole ogni tanto anche il manovale, il muratore, perché serve.
Riccardo, stai in quest'ultimo concetto, l'ha ripetuto lunedì sera in trasmissione Franco Cirici, parla ovviamente di Fivero Bari su Media TV. Apro e chiudo parentesi, vi ringrazio veramente di cuore, siete stati tantissimi a seguirci, quindi non posso che dirvi grazie. Dicevo, lo stesso Franco Cirici ha detto quello che hai detto tu, anche se in maniera un po' diversa. Lui ha detto, certe volte bisogna utilizzare gli operai in alcune partite, ci bisogna dei calciatori operai, ed è un po' quello che stai dicendo tu. Penso che il concetto sia lo stesso, Sì, ma io sono d'accordo, l'ho sentito anch'io, Franco Cirici, in trasmissione, e devo dire che sono d'accordo, cioè non esiste una squadra di tutti i numeri 10, piacerebbe a tutti avercela, però non è possibile, non è sostenibile. E quando i numeri 10 non fanno quello che dovrebbero fare, penso a De Rico, penso a Botta, ma penso anche a Di Gennaro, serve arrivare alla vittoria, comunque arrivare al risultato in un altro modo, sacrificandosi, facendo più o meno quello che ha fatto la Juve Stabia contro il Bari. Cioè, quando io dico che fa più male la sconfitta contro la Juve Stabia che quella contro la Francavilla. Virtus Francavilla, lo dico perché la Juve Stabia non ha giocato sull'effetto sorpresa, cioè ha fatto esattamente la partita che ci aspettavamo che facesse, cioè una partita di contenimento, una partita di attenzione, una partita fatta sulla forza difensiva. Quelle partite, una squadra di architetti e non una squadra di operai, è plausibile che non la vinca o che addirittura la perda. Magari anche una squadra di operai non la vince, però magari non la perde. E in un campionato lungo e logorante come la Serie C, quando non puoi vincere, se non riesci a perdere, tanto di guadagnato. Cioè, a Castellammare di Stabia, un pareggio, boh, io non l'avrei buttato via. Avremmo un punto in più in classifica, un punto in più sulle avversarie, e secondo me alla fine, anche con questi pareggi tattici, strategici, ogni tanto si possono costruire i mattoncini per poi vincere il campionato. Ecco, da questo punto di vista io sono d'accordissimo con Franco Cirici. Perfetto, allora vi ricordo intanto il sondaggio odierno, cosa dovrebbe fare Mignani per risollevare il Bari, quindi quali mosse vi aspettate dal tecnico biancorosso. Leggo qualche messaggio, c'è Pietro da Pordenone, che salutiamo, che ci scrive: abbiamo finalmente appurato che questo è un campionato normale, di conseguenza dovremo comportarci da squadra forte ma normale negli atteggiamenti e nei risultati. Dimentichiamoci gli ultimi due campionati anomali che ci stanno alterando la realtà. Siamo primi e dobbiamo essere felici di esserlo. Anzi, sforziamoci tutti di esserlo, me compreso. Forza, dai, magico Bari. Poi un altro messaggio di Natale. Buongiorno ragazzi, secondo me Mignani dovrebbe trovare finalmente la formazione titolare. Ci sono stati troppi cambi e in alcuni reparti serve feeling. Mi riferisco alla coppia centrale difensiva e in attacco, da limitare anche le azioni personali. Questa è la ricetta di Natale. Tra un po' chiederemo un parere a Riccardo. Poi Boris, condivido la teoria di Nicola: senza umiltà e senza fame ed entusiasmo non si va da nessuna parte. Allora, tra un po' leggeremo gli altri messaggi. Riccardo, secondo il radioascoltatore è anche un problema di scelte, vale a dire troppi cambi, troppe rotazioni, magari c'è bisogno di un 11 titolare, diciamo, un po' più fisso. Che ne pensi? Ho logica dire di sì. Vabbè, in difesa ormai le scelte sono fatte, cioè nel senso contro la Vibonese Sì, vabbè. giocheranno Terranova e Celiento, poi quando rientrerà Gigliotti penso che sarà lui e Terranova la coppia centrale, però lì in difesa ormai e abbiamo capito che almeno fino al mercato di gennaio si andrà così e c'è un po' meno scelta. Il problema, chiamiamolo problema, tra virgolette, è l'attacco, dove comunque il feeling fra i due calciatori che interpretano la coppia è fondamentale. Mignani li sta cambiando parecchio, sta ruotando le coppie, e all'inizio però la cosa funzionava, poi alla lunga probabilmente sì, ha ragione l'ascoltatore quando dice che una coppia di attaccanti ha bisogno di trovare il feeling giusto, che sì, l'allenamento è fondamentale, però la partita è un'altra cosa, quindi secondo me anche quello sarebbe un correttivo da fare, almeno in attacco, trovare un assetto di base, poi magari cambiare la partita in corso. Però io metto anche nei panni di Mignani,
ha una rosa talmente tanto ampia, soprattutto in attacco, può fare delle scelte, deve tenere tutti coinvolti, tutti motivati, e quindi ci sta che faccia delle rotazioni. È un po' una scommessa, se ti va bene ti va bene, se ti va male ti va male. Non lo so, in questo momento però anch'io penso che per uscire da questo momento, no, da questo momento di negatività, forse affidarsi a qualcosa di più certo sarebbe il caso. E aggiungo a quello che stavi dicendo, che il Bari sulla carta ha 22-23 titolari, quindi non ha una squadra titolare, una squadra A e una squadra B. Cioè, se non gioca Antenucci e gioca Simeri, però poi non puoi tenere in panchina per più partite un Khedira o Marras, quindi soprattutto in attacco questo avviene. Parlo poi anche dei terzini, cioè se gioca Mazzotta poi non devi far giocare di nuovo Ricci, a meno che non succede come purtroppo è accaduto sull'altra corsia, dove Belli ha fatto delle partite non voglio dire disastrose, comunque non ha giocato bene nelle ultime partite, lì magari la scelta viene facile, metti Pucino perché comunque sta facendo oggettivamente meglio del suo collega di reparto. Altro messaggio, Daniele: per giocare bene sui campi sintetici si devono allenare sull'asfalto. Daniele è fissato con scrivo cosa qua, perché il Foggia ieri, Zeman, visto che il campo era bagnato, si sono allenati sul piazzale dello Zaccheria sull'asfalto. Vabbè, sono cose, idee prettamente zemaniane che non vado ad estendere a Riccardo, che so che non è molto invece pro Zeman. Tornando al discorso Bari, ieri seduta d'allenamento, parte teorica in sala video, poi lavoro in campo con esercitazioni dedicate al possesso e alla circolazione della palla, cosa che in effetti è mancata nelle ultime partite, poi lavoro atletico sui 300 metri e poi sui 100 metri, intervallati da due mini partitelle su campo ridotto. Quindi questo mi fa capire che anche dal punto di vista fisico, questo lavoro atletico sui 300 e 100 metri forse può essere anche inquadrato come una sorta di non voglio dire richiamo, però di intervento sulla parte fisica. Insieme con la squadra anche Lollo e Maita, con quest'ultimo che non ha preso parte alle esercitazioni con contrasto a scopo precauzionale. Quindi Maita lo dice, per quanto riguarda oggi, doppia seduta di lavoro. Riccardo, lo dicevi prima, Maita, l'importanza di Maita in questa squadra, è tornato, non ha preso parte alle esercitazioni con contrasto, però insomma già il fatto che è tornato a lavorare in gruppo, siamo ancora a mercoledì, insomma ci fa ben sperare. Probabilmente potrebbe essere anche titolare contro la Vibonese, che ne pensi? Beh sì, me lo auguro, diciamo che l'allenamento è riferito ieri a martedì, quindi alla ripresa dei lavori ci sta che lo tenga, Mignani lo tenga ancora un po' cautelato, però secondo me già da oggi tornerà a fare tutto con i compagni, anche la parte diciamo più di contatto, più fisica, quindi mi auguro che sia arruolabile dal primo minuto contro la Vibonese, perché è un elemento, uno dei pochi elementi di cui Mignani non si priva mai, e capisco perché non se ne privi, perché è veramente fondamentale. Fa entrambe le fasi, garantisce copertura, garantisce spinta, va al tiro, in posta, insomma, un bel giallo di centrocampo, avercelo fa la differenza. Altri messaggi, Gianluca: Mignani dovrebbe continuare a fare quello che ha fatto fino a questo momento, purtroppo il calo fisico ci ha portato a delle partite sottotono, non dimentichiamo che non abbiamo fatto praticamente il ritiro, siamo primi e torneremo ad essere quelli delle prime 10 giornate. Quindi secondo Gianluca è un problema soprattutto fisico. Ripeto, io non lo escludo, però io resto dell'idea che sia un problema soprattutto mentale, perché non può una squadra in giro di pochi giorni passare da una prestazione, cioè il calo fisico avviene gradatamente secondo me, cioè vedi un lento diminuire diciamo della condizione atletica, ma non puoi passare da una partita straordinaria, bellissima come quella fatta contro il Campobasso ad una partita
in tono minore contro il Foggia nell'arco di pochi giorni, e questo è quello che mi lascia interdetto, e per questo motivo non credo un problema fisico. Poi sul discorso della preparazione atletica, del ritiro non fatto, tutto quello che è successo in estate, io sono assolutamente d'accordo, e sicuramente il Bari ha pagato, sta pagando, pagherà il prezzo di quella di quel periodo, diciamo, anomalo. Però secondo me, io non so, io sono convinto che sia un problema di testa, è una mia personalissima idea. Le decisioni del giudice sportivo: il Bari, come era ampiamente preventivabile, ovviamente perde Gilotti, squalificato per una giornata. Ma attenzione ai diffidati, perché sono diventati 4 i giocatori a rischio squalifica. Io più che 4 direi 3, perché purtroppo uno di questi è Di Cesare, che ovviamente, come sapete, per ovvi motivi per il momento non sarà dei nostri. Gli altri 3 sono Bianco, Scavone e Ricci, quindi questi 3 sono a rischio squalifica. Riccardo, battuta flash: Bianco, Scavone e Ricci, secondo me quale calciatore il Bari dovrebbe evitare assolutamente di perdere? In questo momento, vista la penuria a centrocampo, visto anche lo stato fisico di Gennaro e l'incertezza su Maita, direi che Bianco è il calciatore che il Bari non può perdere. Però anche Scavone è fondamentale recuperarlo, però se proprio devo scegliere uno direi Bianco, soprattutto perché insomma Scavone viene da un infortunio, quindi ha anche bisogno di giocare. Colleghiamoci ora col forum di orgogliobarese.it, leggiamo qualche commento. I tifosi stanno commentando questa fase del campionato, leggo al volo giusto qualche commento. Francesco dice: il Bari vive di rendita per un inizio di campionato superlativo, ma se non vince a Francavilla e a Castellammare, con tutto il rispetto, è giusto che tutte le altre accorcino e ci credano. Poi l'utente Galletti dice: le partite che abbiamo cannato del tutto sono contro 2 medio piccole, quasi a significare che il problema sia mentale, rappresentato da un cattivo approccio e una brutta gestione della gara. Quando si è trattato di fare la voce grossa, questa squadra ha dimostrato di saperla fare. Poi Ubar 01: ora giochiamo contro le ultime 3 in classifica, urgono 9 punti per potersi permettere di lasciare qualcosa tra Avellino, Taranto e Palermo. Se non lasciamo niente è meglio ancora. Poi Gigi 70 Bari: di sicuro la capolista deve fare 9 punti contro le ultime 3 in classifica, senza se e senza ma. Se non ci dovesse riuscire sarebbe un problema. Fatto ciò, poi ovvio che si dovrà cercare di passare indenni il dicembre di fuoco. Questi commenti da orgogliobarese.it, rassegna stampa, articolo del Corriere dello Sport, intervista di Antonio Guido all'ex direttore sportivo del Bari Giorgio Perinetti, che dice: Bari, la crescita passa anche dalle sconfitte, il grande distacco dalle altre può portare a un rilassamento, non fare i drammi, è una squadra forte e capace di ripartire subito. Questo è il pensiero di Perinetti, mentre sul Corriere del Mezzogiorno c'è un'intervista al tecnico Giorgio Roselli, ex tecnico anche della Vibonese. Istruzioni anti-inseguitori: Catanzaro e Avellino le vere avversarie del Bari, l'esperto Roselli, Monopoli e Palermo restano un gradino dietro. Questo è il pensiero di Roselli, vediamo cosa ne pensa Riccardo Resta. Lui dice: Catanzaro e Avellino le principali avversarie, Monopoli e Palermo un gradino indietro. Sei d'accordo? Ma guarda, sì, caso Catanzaro sono d'accordo. Io su Palermo non sono d'accordo. Secondo me il Palermo è allo stesso livello di Avellino e Catanzaro. No. Anche secondo me. L'Avellino però paga un ritardo in classifica, quindi io diciamo che al momento terrei più d'occhio il Palermo dell'Avellino, anche se sono squadre potenzialmente pericolose entrambe e le affronteremo entrambe a dicembre, per questo è meglio arrivarci con bottino di punti, ma direi anche di fiducia ritrovata in più che in meno. Però diciamo che in generale Catanzaro, poi Avellino e Palermo sono le squadre più temibili per il Bari. Perfetto, io con questo saluto e ringrazio il giornalista di Bari Viva Riccardo Resta per avermi fatto compagnia in questa prima parte di trasmissione. Riccardo, grazie mille, appuntamento a domani. Ciao Nicola, grazie a te, un saluto a tutti, ci riascoltiamo domani. Ciao, ciao Riccardo, ciao, grazie. Ciao. E allora, questo Riccardo Resta, che ritroveremo domani nella puntata
nostalgia di tanto non capirai. Non mancate perché domani avremo un ex calciatore del Bari molto molto particolare. Ecco, non voglio aggiungere altro. Vi ricordo il sondaggio odierno: cosa dovrebbe fare Mignani per risollevare questo Bari? I vostri messaggi al 393 949 7483, altrimenti scriveteci sulla nostra chat di Spreaker. Mi dicono che siamo pronti per il secondo collegamento telefonico e allora con noi un graditissimo ospite. Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, l'ex tecnico, tra le altre, di Cosenza, Messina e Vibonese, Giacomo Modica. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio a voi, grazie. Grazie a lei, mister, per aver accettato. Se avete domande da rivolgere a mister Modica, 393 949 7483, altrimenti scriveteci sulla nostra chat di Spreaker. Allora, mister, prima di addentrarci nei vari argomenti che tratteremo insieme, io devo farle i complimenti. Lei mi dirà perché. I complimenti con 2 anni di ritardo, perché io ho ancora negli occhi la sua Vibonese che pareggiò al San Nicola. Era il 3 novembre 2019, lei ricorderà benissimo. Per me è stata una delle migliori squadre viste al San Nicola negli ultimi anni. Le chiedo che ricordi ha di quella partita e di quella giornata. Ma è stata una grande giornata per noi e penso per tutti i tifosi che erano andati allo stadio a vedere questa partita. Abbiamo fatto 2-2, ma a parte il risultato, penso che la soddisfazione più grande l'abbiamo ricevuta o avuta nel momento in cui siamo stati capaci di mettere in piedi una grande prestazione con una squadra che chiaramente si presentava da sola in termini di Qualità. uomini e di qualità che ci potevano essere dentro al campo, quindi abbiamo sfoderato una bellissima prestazione, ma non è stata la sola, questo me lo permetto di dire perché Vabbè, io quella partita ho visto poi. abbiamo fatto belle partite, però questa è stata veramente straordinaria perché un campo come quello di Bari, una cornice come quella che presenta Bari in termini sportivi è stata una soddisfazione per un allenatore che non ha avuto timore di andarsi a giocare la partita a Bari, proprio appunto con una squadra blasonata così importante. E quella è stata una vittoria dei ragazzi perché hanno fatto veramente cose lodevoli in quella stagione con me e se io ho potuto fare quello che piaceva a me è perché ho avuto veramente l'avallo di un grande gruppo. È la Quindi disponibilità. li ringrazio a distanza dei 2 anni, ecco perché dico, non abbiamo fatto solo quella, ma abbiamo fatto un bellissimo campionato quell'anno. Indubbiamente, insomma, io mi riferivo a quella partita perché quella partita ho visto, poi ovviamente guardato Sì, tutto il campionato, chiaro. sicuramente ci saranno state altre Stiamo analizzando Bari, onestamente, quindi ovviamente. Mister, tornando a lei, ultima esperienza a Cava dei Tirreni, avventura che si è conclusa a novembre del 2020 con le sue dimissioni, che cosa non ha funzionato? ero ritornato a Cava con Sì. prospettive, ambizione e desiderio di volere fare un qualcosa che avevo ritenuto fosse incompiuta 2 anni prima, quando me ne sono andato, che eravamo arrivati decimi, avendo avuto una squadra che aveva speso 600.000 euro, 650.000 euro, e avevamo perso la possibilità di andare ai playoff l'ultima giornata a Bisceglie. Però siamo arrivati decimi in qual misura con il rende in termini di punteggio, loro per differenza rete quando hanno fatto i playoff. E quindi poi c'è stato questo ritorno di fiamma da parte del presidente che è venuto dopo che io feci la stagione a Vibo, a Mazara, per convincermi di andare di nuovo chiedo scusa, a Cava. E lì poi diciamo che avendo lasciato un'incompiuta, essendoci dietro sempre Peppino Pavone, mi sono fatto coinvolgere emotivamente da questa scelta, che originariamente non mi sembrava fosse una cosa importante e bellissima, poi nella realtà non è andata così perché diciamo che abbiamo avuto difficoltà nel fare la squadra, abbiamo avuto difficoltà nel gestire quello che era stato il pregresso nell'ambiente di Cava.
E io non ho tollerato che alla quinta giornata già mi erano entrate 70 persone dentro lo spogliatoio dopo aver perso una partita col Monopoli su una punizione da metà campo. E vabbè, ci sono state delle situazioni che mi hanno portato a pensare che questa non sia l'anno giusto e che non c'erano i presupposti più per poter andare avanti. Allora ho deciso, pur avendo un biennale, dico, Di lasciamo stare, ci vogliamo bene, rimaniamo così, voi per la vostra strada, io per la mia strada, perché quando le cose non sono fattibili e possibili, uno deve avere anche la consapevolezza, la coscienza di dire alzo le mani e me ne vado, anche se lì alzare le mani dovevano essere in tanti, però siccome io ero il responsabile tecnico della squadra, allora penso che sia giusto e doveroso mettermi in prima fila e dire va bene, ok, non si può fare, arrivederci. Condivisibile il suo, lo definisco anche sfogo di mister Modica, perché in effetti quando le cose non funzionano ovviamente paga sempre l'allenatore, però Ma non funzionano perché non puoi essere in mano. Io ho molto rispetto per la gente, per i tifosi, ma non possono essere l'arma deterrente per decidere chi, come e quando deve fare una squadra, una formazione, un allenatore. Cioè, ognuno deve recitare un ruolo. Per carità, vengono, pagano, vanno rispettati. Se bisogna avere qualche colloquio, lo si ha. Ma ci sono i posti, i ruoli, le sedi competenti. Non si può essere così. Alla quinta giornata entrare dentro è come se nulla fosse successo. Non lo trovo giusto, non, nel Assolutamente. rispetto dei ragazzi, del lavoro. Parliamo di professionisti, parliamo di professionisti, cioè non Appunto, scherziamo. parliamo di Non professionisti. scherziamo. Allora, io se faccio il presidente e faccio delle scelte, io dico le scelte le ho fatte io, questo e questo le ho decise io, i soldi li caccio io e muoio a modo mio. Stop. Non devono essere gli altri a determinare. E poi possiamo parlarne quanto ne vogliamo, ma questa doveva essere una cosa che doveva partire già da sé. Diciamo che funziona, Cioè, dovrebbe funzionare io sono così, tifoso come a diciamo. voi, io perché il presidente è di Cava, quindi lo capisco, lo rispetto e gli voglio pure bene, non è quello il problema. Però io sono di Cava, ma io che esco 1 milione di euro l'anno, forse avrò più diritto di voi di criticare o aggiustare quello che pare a me. Se le scelte le ho fatte io, voglio dire, i soldi li metto io, voi fate i tifosi. Quindi questo Pavone e Modica sono scelte mie. Muoiono con me, poi magari non sarà vero, la prossima sconfitta, poi cambi. Però è un modo di difendere il tuo progetto, Assolutamente. Cioè, una società Cioè, normale dovrebbe essere così, dovrebbe funzionare proprio ma così. di normale c'è poco ormai, ti sento. Mister, cambiamo argomento. La sua carriera di tecnico, lo sappiamo, è strettamente legata a Zdeněk Zeman. Per anni è stato il suo vice sia al Fenerbahce, oltre che alla Roma, al Cagliari. Ecco, le chiedo cosa rappresenta per lei il tecnico, boemo e quanto c'è di Zeman nel suo modo di fare calcio. Ma per me rappresenta l'infinito, in quanto io avevo 16 anni quando ho conosciuto Zeman. Ho fatto la primavera con lui a Palermo, ne ho 57. E siamo stati prima io un giocatore suo, poi un collaboratore suo per tanti anni. È stato, si può dire, non è una parola forte, un papà putativo, un insegnante di vita. Io sono stato fuori da quando avevo 14 anni, quindi mi sono aggrappato a una figura straordinaria. Poi al di là di tutte quelle cose che si possono dire, per chi non lo conosce, può piacere, non può piacere, io lo trovo una persona straordinaria, amabile, affascinante, rispettoso, sa di calcio, perché il problema di Zeman è che ha la materia in mano, sa di calcio quando va, fa. Poi può piacere, non può piacere, è una situazione condivisibile, per l'amor del cielo, e lui riesce, attraverso il suo silenzio, attraverso il suo percorrere una strada tracciata in maniera totalitaria, e quindi avendo la materia in mano sa quello che fa e come lo fa. Poi i risultati sportivi sono un conto, i risultati aziendali sono un altro conto, ma la persona è ancora è un altro conto. Io con lui conservo solo ed esclusivamente momenti bellissimi, felici, ricordi importanti, educazione di vita. Cosa vuole che le dica? Io purtroppo, così come con tanti altri allenatori, ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa, ma io con lui sono stato tantissimi anni, quindi mi porto dietro un bagaglio di esperienze, di vita, in maniera
importante, Insomma, ecco. un rapporto speciale con mister. Un rapporto di grande affetto, di grande amore, tra virgolette, di amore fraterno, amore paterno, mettiamolo come vogliamo. Ribadisco, avevo 16 anni, ne ho 57 e siamo Cioè, ancora amici. Quindi. metà vita, metà esistenza con mister Zeman. Parliamo ora del Bari. Immagino che lei stia seguendo ovviamente il campionato. Sì, Bari che ha sì, sì. perso due delle ultime tre gare contro Virtus Francavilla e Juve Stabia. Faccio il domandone: cosa succede ai biancorossi secondo lei? Ma succede che durante il percorso c'è una crisi di rigetto e probabilmente il Bari è partito sprombattuto e adesso sta accusando quel calo fisiologico che tutte le squadre durante la stagione prendono e loro lo hanno preso in questo momento. Ciò non toglie il fatto il valore del Bari, la qualità del Bari, tutto lo staff e il team che c'è dietro, che sono persone competenti e che quindi sanno dove andare a mettere le mani per venirne fuori prima possibile, ed è un periodo dove ha accusato, ribadisco, questa flessione, ma soprattutto più che altro di risultati. Ecco, ha fatto due pareggi, una sconfitta, le ultime tre, e quindi dei risultati. Ripartendo di nuovo di grande slancio, trovando la possibilità di vincere, per me rimane sempre una squadra molto forte che ambisce a vincere il campionato. Certo, non è il Bari che ha avuto il percorso la Ternana l'anno scorso. La Ternana l'anno scorso ha messo la quinta dopo la quarta giornata e non l'ha mai più tolta, quindi ha fatto record su record. Il Bari invece è una squadra molto forte, sono convinto che arriverà, però dietro ci sono anche squadre importanti, e quindi proprio perché appunto non è la Ternana dell'anno scorso, lotterà fino alla fine, ma arriverà. Le giro un messaggio, qualche messaggio dei radioascoltatori. C'è Carlo che dice: faccio i complimenti a mister Modica, per me è un allenatore valido, a Cava ha patito i problemi ambientali, come abbiamo anche detto. Chiedo al mister come vede il Bari dal punto di vista atletico e col 4-3-1-2 cosa deve fare la squadra per andare più spesso al tiro? Perché Bari tira poco. Io ringrazio l'amico Carlo che ha avuto parole belle nei miei riguardi, però non entro in merito perché ci sono già, ribadisco, persone qualificate per cercare di capire cosa funziona in questo momento e cosa non funziona, e quindi non sarei corretto, non sarei, anche perché non vivi la realtà, per cui è difficile parlare di una cosa che non vedi, di una cosa che non sai. Io posso parlare su quello, magari vedo una partita in televisione, mi piace o non mi piace, la posso dire tranquillamente, ma su quello che è il problema atletico, sui tiri in porta, sulle cose, c'è gente che allena il Bari, che sa quello che fa e come lo fa. Quindi è giusto che se c'è qualche problema sanno loro dove mettere le mani, se non c'è problema e allora continuano nel percorso dove hanno iniziato, insomma. Vi ricordo che siamo in linea con mister Giacomo Modica. Bari nelle prime giornate ha mostrato carattere, soprattutto idee di gioco. Poi all'improvviso, da una partita all'altra, da quella di Campobasso a quella contro il Foggia proprio di Zeman, la squadra è cambiata. Ecco, le chiedo, senza andare nei dettagli, come giustamente ha detto lei, perché bisogna stare sul campo e capire cosa succede, ma vista la sua esperienza da calciatore prima e da allenatore poi, come può una squadra cambiare repentinamente atteggiamento da una partita all'altra? Cioè, non parliamo di un calo di 3-4 giornate, all'improvviso siamo passati dalla grande partita contro il Campobasso a quella sotto ritmo contro il Foggia. Ma succedono, in alcuni momenti pensi di poter gestire un risultato, pensi di poter avere l'opportunità di allungarsi come vittoria, quindi magari un calo di concentrazione. Poi il calcio dà e toglie in una maniera repentina, cioè tutto ciò che hai avuto come certezza alcune volte, o sei bravo nell'immediato a raddrizzarle dopo una sconfitta, dopo una prestazione non importante, perché hai una forza d'urto notevole, perché hai la possibilità di capire che è stato un
momento, è stata una partita, o se ci entri dentro poi diventa un problema, perché sono, i giocatori sono esseri umani, quindi con le loro fragilità, con le loro debolezze, con il loro modo di vivere il professionismo, certo. Sono tante le componenti ed è difficile adesso individuare il problema, quello che può essere il periodo di crisi per cercare di venirne fuori. Solo chi c'è dentro può capirlo, certo. Non certamente chi è di fuori, chi è di fuori non capirà mai. Mister, ultima domanda, venendo alla partita, questo Bari Vivonese, insomma, sulla carta non dovrebbe esserci storia, però proprio il pareggio per 2-2 di due anni fa della sua Vivonese ci insegna che nulla è scontato nel calcio, no? Bravo, è sulla carta, ma la carta rimane carta. bisogna che quel rettangolo bisogna farlo parlare, quel momento dei 95 minuti che bisogna mettere in mostra le qualità che ha moralmente, tecnicamente, tatticamente, fisicamente, cioè 11 sono da qua e 11 sono da là. Il problema è capire in questo momento chi ha più fragilità mentale, chi ha più voglia, chi ha più verve, più spirito, chi ha più fame nel volere raggiungere un obiettivo, perché poi alla fine è tutto concentrato, perché basta un episodio e ti cambia la partita in maniera negativa, ne basta un'altra positiva e ti cambia in maniera positiva poi anche in funzione della settimana successiva. Quindi sono quelle piccole particolarità che ti fanno la differenza. È chiaro che il Bari sotto l'aspetto uomini, sotto l'aspetto qualità, è nettamente più forte di tutti, quindi al di là della Vibonese o meno, se gioca da Bari penso che dovrebbe averla vinta proprio per le qualità di cui stiamo parlando. E poi là dentro c'è un giocatore che io ne sono, non dovrei dirlo, non dovrei fare, ma io c'è un giocatore che ho sempre avuto come pallino innamorato di quello che sa fare sul campo, e Maida può fare qualsiasi cosa per me in Serie C. Quindi Maida il suo non l'ha mai allenato, no? No, non l'ho mai allenato, no. Va bene. Non siamo neanche amici, non è che ha giocato con me, cioè mi piace proprio, interpreta una situazione di sapere stare sul campo come pochi. E quindi mi espongo a dire un mio pensiero a voce alta su un giocatore che io lo trovo straordinario, quella che... Perfetto, con questo pensiero che io condivido, perché abbiamo parlato anche prima di Maita, della sua importanza nel Bari, io ringrazio mister Jacopo Modica. Mister, le faccio un grosso in bocca al lupo, e io credo che un allenatore come lei debba allenare e debba tornare ad allenare quanto prima. Grazie mille, alla prossima. In bocca al lupo a voi e grazie per essere stato con voi. Grazie, piacere nostro, grazie mister Modica, alla prossima. Salve. Grazie, arrivederci. Buonasera. E allora, queste le parole di mister Modica, insomma, tecnico, a me piace, tecnico, insomma, che ha fatto giocare, fa giocare bene le sue squadre, stampo Zemagnano, poi insomma abbiamo sentito il suo amore, tra virgolette, per Zdenek Zeman. Leggo qualche messaggio, qualche altro messaggio, tornando al sondaggio che riguarda quello che dovrebbe fare Mignani per risollevare il Bari. Gabriel dice sicuramente un problema anche fisico, ma soprattutto mentale, forse di caratteristiche della squadra in certi campacci. Poi sicuramente il mister non cambierà modulo, ma da tempo penso che il 4-3-1-2 non vada benissimo quando incontri squadre chiuse in difesa, soprattutto se fanno fatica Botta e i centrocampisti, come ultimamente sta avvenendo. Questo è il pensiero di Gabriel. Intanto, pochi minuti fa si è conclusa la conferenza stampa di Gennaro. Brevemente quello che ha detto, lui dice: sono qui perché mi piace essere costretto a vincere. Insomma, parlato un pochino anche della condizione fisica. Lui dice: non penso ci sia un problema di condizione fisica, i dati che arrivano sono positivi. È un po' quello che dicevo, neanche a farlo apposta ad inizio puntata. Bene, è veramente tutto per quest'oggi. L'appuntamento con Tanto non capirai è per domani, sempre alle ore 14, puntata nostalgia, sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao. Chi cade a cuore, la Maria è l'amore, non te lo so spiegare, tanto lo capirà.
tanto non capirai.